Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a una nuova puntata e al secondo appuntamento settimanale di Professione Motori. E sono sempre qui in studio e come ieri sera duplichiamo quello che è l'appuntamento, ma non ci sarà con me Filippo Gherardi fisicamente, ma sarà presente con la sua voce. Lo vado subito a salutare e a presentare. Ciao Filippo, mi senti? Ciao Martina, buonasera e ben ritrovati. Anche questa sera a distanza, ma doverosa, insomma, l'abbiamo già detto anche ieri, è superfluo ripeterci. Insomma, bisogna mantenere una prevenzione obbligatoria e quindi per questa settimana va così. Assolutamente sì, speriamo che ritorneremo, c'è la speranza ovviamente di ritornare certo. Al più presto alle nostre abitudini normali e consuete. Filippo, però certo. Tornando a parlare appunto di quello che facciamo ogni settimana, quindi del mondo dell'automotive e automobilistico, andiamo subito a parlare perché il Salone di Ginevra 2020 è stato annullato, ma noi non ci fermiamo, andiamo subito quindi a parlare delle varie presentazioni e delle macchine che sarebbero state esposte all'interno degli stand. In particolare ora andiamo a parlare in casa Opel, quindi del gruppo PSA, perché tra poco lanceremo una clip, Filippo, perché racchiuderà un po' tutte le novità, che poi novità in realtà non sono, del mese di febbraio, in particolar modo di Opel, dove tre saranno gli argomenti principali, perché parliamo della nuova Opel Corsa, che ovviamente è stata eletta anche come Auto Best 2020, e parliamo anche dell'Opel Grandland X Hybrid, altra novità in casa Opel. Sì, è stato un mese importante naturalmente, ma è stato un inizio d'anno molto importante. Alla fine del 2019 la presentazione della nuova Opel Corsa, un best seller assoluto che si è rinnovato e che introduce anche nel suo caso, come in tante altre vetture analoghe, una declinazione 100% elettrica, sta iniziando a incassare, come ha detto giustamente lei, anche i primi consensi, tanta tecnologia non solo sottopelle ma anche alla luce del sole, verrebbe da dire, come i nuovi fari Intellilux, quindi veramente Opel corsa in prima linea per quel che riguarda la tecnologia. E poi l'arrivo pesante anche in casa Opel della motorizzazione plug-in hybrid, abbiamo avuto modo di testarla su strada un mesetto fa in terra tedesca, abbiamo avuto modo di riparlarne anche nei nostri studi. Stiamo parlando della nuova Grandland X Hybrid, capostipite di quella che sarà la ibridizzazione anche della gamma Opel, non soltanto per quel che riguarda i SUV, ma in generale una macchina importante, naturalmente la Grandland X, che di recente è stata introdotta sul mercato e quindi non è necessariamente così radicata all'interno delle abitudini europee ed italiane, ma che comunque ha incassato già dei risultati piuttosto significativi. Direi che Opel sta continuando a fare le cose per bene. Quest'ultimo mese sì. Di febbraio, anche i numeri di mercato lo dimostrano, quest'ultimo mese di mercato di febbraio ne è soltanto un'ulteriore conferma. Filippo, quindi non ci resta nient'altro che guardare il contributo del mese di febbraio di casa Opel per spiegarci al meglio appunto di queste vetture di cui abbiamo appena parlato. Bentornati a questo ultimo e secondo blocco di Professione Motori. Abbiamo parlato nella prima parte di tantissimi argomenti, in particolar modo di quelli in casa Opel e di tutte le novità del mese di febbraio, ma ora andiamo a parlare sempre del gruppo di PSA, ma in particolar modo di Citroën. Filippo, perché c'è una grande novità che comunque avremmo dovuto vedere, comunque sarebbe stata svelata all'interno del Salone di Ginevra, un po' reduci da quello che avevamo visto l'anno scorso al Salone di Ginevra 2019, perché parliamo del nuovo concept car, che ormai concept non è più in realtà, perché parliamo di Citroën AMI 100% electric, che deriva appunto dal concept visto lo scorso anno al Salone di Ginevra, l'AMI One Concept, che sarebbe, di cosa parliamo Filippo? Di un'auto a due posti che si può guidare, grandi novità anche all'età, quindi dai 14 anni in poi, vanta 70 km di autonomia, 45 km orari di potenza massima e veramente una macchina stracittadina. Questo qua sì, non avremmo dovuto vedere, ti correggo, non avremmo dovuto vedere, abbiamo visto AMI One Concept a Ginevra un anno fa, non avremmo visto AMI in questa versione, diciamo, di serie a Ginevra, perché Citroën non prevedeva di presentarla lì. L'avremmo comunque dovuta vedere qualche giorno prima di Ginevra, in occasione della presentazione anteprima mondiale che Citroën aveva organizzato a Parigi, poi purtroppo anche in quel caso, a causa dell'epidemia coronavirus, è stato annullato. Come dicevi te, è una microcar, misure veramente contenute per questa vettura, insomma, immagino stiamo
vedendo le immagini, veramente forme contenute, lunga appena 2,4 m, alta 1,3 m, veramente, alta, scusa, 1,5 m e larga 1,3 m, veramente siamo sulla microcar per eccellenza. Come dicevi, si guiderà già dai 14 anni, Esatto. arriverà sul mercato ad aprile. Hai detto bene, velocità massima che non tocca neanche 50 km/h, autonomia di 70 km. Un'altra informazione importante sotto forma numerica, anzi altre due, le batterie agli ioni di litio che sono la batteria agli ioni di litio che in qualche modo rappresenta la power unit dominante della vettura e che è posizionata sotto al pianale è di 5,5 kW, ma soprattutto per una ricarica completa con In una sole presa 3 ovviamente ore. da 220 ci vogliono appena 3 ore. Siamo Quindi una chiaramente ricarica nella abbastanza veloce. Sì, siamo assolutamente nella dimensione 100% cittadina, anche le misure, oltre che naturalmente lo stile anche di questa vettura, richiamano una clientela esclusivamente per un utilizzo cittadino. Assolutamente L'autonomia sì. ridotta, la velocità particolarmente limitata non può Nelle utilizzare norme questa macchina. cittadine, Filippo, perché Sì, comunque non una può, velocità certo, non massima può di far utilizzare. 45 km/h, quindi. Non può far utilizzare questa vettura in altri contesti, anche il peso naturalmente particolarmente Contenuto. contenuto, quindi siamo assolutamente in una mobilità cittadina del futuro. Staremo a vedere quale impatto avrà anche a livello di consensi di mercato. Per il momento ti dico che sicuramente è un progetto interessante, è una cioè, si potrebbe confondere con un concept, no, è la derivazione di una concept car, ma è Esatto. assolutamente una piccola city car, una microcar già disponibile, così come la vedete, che può rappresentare un piccolo passo in avanti verso la mobilità urbana 100% elettrica. Elettrica, assolutamente sì. Filippo, quindi non ci resta che vederla e conoscerla. Bentornati a Professione Motori. Filippo, sempre qui con me, mi senti? Assolutamente, assolutamente, sono sempre qui. Filippo, andiamo subito velocemente, prima di concludere questa seconda puntata e appuntamento settimanale, a parlare di un argomento che avevamo già anticipato in realtà ieri sera, perché abbiamo parlato della Renault Megane, della versione ibrida e-tech che è stata introdotta nel mercato e avevamo detto che Renault comunque sta facendo tantissimi passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda la mobilità elettrica e nel suo marchio elettrico, quindi quello della ZE, perché non solo ovviamente la Zoe, che sicuramente rappresenta la macchina del car sharing per eccellenza di casa Renault, ma anche la Twingo, la City Car per eccellenza di casa Renault, diventa unicamente elettrica, quindi parliamo di una vettura 100% full electric, perché Filippo, appunto, al Salone di Ginevra l'avremmo dovuta vedere la Twingo ZE. Assolutamente, assolutamente, era una delle protagoniste più attese, 82 Esatto. cavalli di potenza, 250 km di autonomia, forme chiaramente tipiche della City Car per eccellenza di casa Renault, raggio di sterzata incredibile, grande maneggevolezza, anche una discreta capacità di carico per quel che riguarda naturalmente il segmento 240 litri nel bagagliaio, insomma è una Twingo a tutti gli effetti ma con un motore elettrico e questo Infatti perché non è naturalmente. cambiata negli esterni, No, nemmeno no, no, assolutamente. negli interni, quindi parliamo di un cambiamento e di un aggiornamento unicamente di alimentazione elettrica. Che non è poco, ripeto, poi 250 km di autonomia, prima abbiamo parlato di AMI, e naturalmente AMI è più una microcar per gli spostamenti immediati, qua invece siamo sui 250 km di autonomia, una macchina vera e propria. Renault continua a rinvigorire la propria proposta ZE della gamma zero emissioni, e indubbiamente Twingo è un tassello importante, bisognerà capire come verrà raccolta dal mercato e soprattutto come si inserirà in una, ripeto, in una famiglia che lentamente quella della gamma elettrica di Renault sta prendendo sempre più corpo. Assolutamente sì, Filippo. Filippo, però io ti ringrazio e ti saluto perché il tempo è terminato, purtroppo. Grazie a te Martina, spero di vederci la settimana prossima, se no altrimenti faremo sempre Riguardati. il collegamento. Assolutamente, grazie a voi. No, ricordiamo ovviamente che Filippo sta bene, non ha nulla, è semplicemente una piccola precauzione. Ringrazio anche tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Ora vi lascio però al contributo di Francesco Fontana Giusti che ci spiegherà al meglio appunto quella che sarà la Renault Twingo ZE. L'appuntamento però con Professione Motori è per la settimana prossima.